Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questa puntata andremo a vedere su come si collega il nostro hard disk su una connessione NAT, quindi di conseguenza come collegare il nostro hard disk alla connessione di rete locale, quindi LAN, scusate, non NAT. Allora, innanzitutto iniziamo dal principio, cioè come si collega la giusta configurazione per la comunicazione via rete locale. Innanzitutto ci servono due cavi, il cavo di alimentazione che è questo qui e il cavo di rete che arriva direttamente dal router che si collega semplicemente attraverso il dispositivo. Per chi non sa collegare un cavo Ethernet, ho già creato un video e basta andare sul mio canale e cercare come collegare un cavo Ethernet, semplicissimo. Comunque, adesso noi andiamo a iniziare la configurazione. Allora, innanzitutto il primo cavo andrà a collegarsi, quindi quello di alimentazione andrà a collegarsi nella connessione che ci troviamo qui. Dopodiché, come vedete, si inizierà a illuminare solo quello della batteria e il secondo cavo andrà a collegarsi invece nell'attacco Ethernet, quindi in questo modo. Ora il nostro router è praticamente, cioè scusate, il nostro router è già stato configurato per la connessione, ma il nostro hard disk no, quindi accendiamolo. Ok, a questo punto, quando il nostro router rileverà il nostro programma, quindi no, ad esempio rileverà il nostro, scusate, hard disk, si illuminerà anche questo mondo e sul nostro router, che in questo caso è il numero 3, sta già lampeggiando, vuol dire che ha già rilevato, quindi dobbiamo solo aspettare che si illumini qui. Quindi attendiamo, vediamo, tra un po' dovrebbe illuminarsi praticamente da solo. E ci vorrà circa 10-15 secondi, anche perché, come vedete, sta lavorando, quindi non è che non sta facendo nulla. Ecco, perfetto. A questo punto si è acceso il mondo e siamo collegati. Andiamo sul nostro computer e andiamo a vedere come funziona. Eccoci qua. Ora che siamo sul nostro computer possiamo iniziare la procedura di configurazione. Per fare tutto ciò, innanzitutto dobbiamo aprire le risorse del computer, quindi andare su computer. Ora, di per sé il mio computer è già un casino perché è l'unità centrale di tutto lo studio, quindi ha più hard disk in assoluto. E come vedete c'è l'hard disk fisso del mio computer, il D, l'F, l'I, Toshiba HDD, l'SSD, il backup, cioè c'è praticamente un casino di cose. Ma uno in specifico ci interessa. Innanzitutto, come vedete, c'è in basso a destra è apparsa questa icona M2M. Questo è il server multimediale che viene creato con il nostro hard disk, quindi di conseguenza è proprio una configurazione base del nostro hard disk e si autoconfigura al primo procedimento. Però noi non dobbiamo subito entrare nel nostro hard disk perché non è proprio prontamente pronto. Infatti dobbiamo andare in rete. In rete qua ci troviamo praticamente tutti i dispositivi collegati. Facciamo F5 perché in questo caso non aveva aggiornato. E ci troveremo questa unità tra gli altri dispositivi. Poi di solito appare anche qui sotto, eccolo qui infatti, il dispositivo multimediale del server che vi dicevo prima, che è apparso anche in risorse del computer. Noi dobbiamo andare qui e fare tasto destro, visualizza pagina web. Si aprirà in automatico questa pagina dove noi dovremo andare ad inserire il nome utente, che in questo caso è admin, e la password che di default è 00000, 5 zeri. In questo caso io ho cambiato la password, gli ho già configurato la mia, impostiamo la lingua che vogliamo e effettuiamo l'accesso. Ora qui dentro ci troviamo nel menu configurazione della nostra rete. Qui possiamo andare a configurare tutto, però andremo più nello specifico in più puntate su come cambiare la password, su come configurare i dati utente e molto altro ancora. Questo hard disk è veramente molto molto completo, infatti ci permette di inserire più utenti, appunto, il disco che possiamo inizializzare tutto attraverso questa procedura, ci mostra anche la capacità. Il volume, quanti volumi sono all'interno, anche perché creano più versioni di questi hard disk, anche addirittura con due dischi o più. Infatti questa è la versione base, ma vengono create appunto queste copie con più basi. Qui di sotto abbiamo il tempo di
praticamente di utilizzo del nostro hard disk, che in questo caso l'abbiamo acceso da circa 5 minuti, le impostazioni, appunto dove siamo in questo momento, e l'Explorer, che è praticamente il menu dove noi possiamo entrare e vedere il tutto. Possiamo andare a aprire la cartella music che avevamo mostrato nella scorsa puntata, dove abbiamo messo praticamente degli audio. Come vedete, abbiamo qui gli audio che abbiamo inserito, che come vedete sono perfettamente, si possono scaricare, rinominare, eliminare, tagliare e copiare con il tasto destro del nostro computer. Le versioni del nostro sistema browser funzionano su Internet Explorer, Google Chrome e Firefox, quindi per i normali browser va più che bene. Ma ora andiamo a vedere un secondo ancora in generale, perché poi avremo tutti dei video specifici sul funzionamento dettagliato di questo hard disk, anche perché veramente la roba è troppa da vedere, ma non posso fare una puntata di chissà che. Come vedete, il nostro hard disk ha anche una CPU per l'utilizzo, che in questo caso è 9.51. Infatti, per elaborare i vostri dati che arrivano da tablet, che arrivano da uno smartphone, che arrivano da un computer, essendo che può effettuare fino a 5 accessi, quindi non è una cosa da poco, ma 5 utenti possono collegarsi temporaneamente e scaricare e caricare video, quindi in maniera del tutto assolutamente semplice. La nostra CPU, come vedete, lavora, ma neanche con quel grosso utilizzo. Infatti adesso si è impostata a 0,27. Infatti in questo momento non stiamo utilizzando appunto hard disk. L'archiviazione, appunto, come ho detto prima, ci sono diversi hard disk. C'è la versione a 500 GB, che è la mia, che è quella base, la versione da 1 TB, la versione a 2 TB e così via. Poi qua, come vedete, abbiamo anche l'unità internet, quindi con l'indirizzo IP, il submask gateway e poi il wireless LAN, che in questo caso ha come indirizzo IP il suo specifico 10.10.10.254. Come vedete è praticamente veramente una cosa assolutamente bella, soprattutto anche come regalo, tra parentesi, perché un hard disk così non pensavo che era così semplice da usare, intendo per la versione computer, non versione telefono, perché come avete visto dalla scorsa puntata era abbastanza disastrata l'applicazione ancora, perché come avevo detto prima è la versione ancora base, non classificata. Poi abbiamo il sistema di rete, che è dove possiamo inserire il nome host, wireless LAN, server DHCP, quindi possiamo inserire il nostro indirizzo IP oppure possiamo decidere come vogliamo noi. Wireless LAN, appunto, possiamo mettere la password di tutto, e l'internet, che come vedete possiamo andare a configurare un indirizzo dinamico, un IP statico. Di per sé, come avete visto, le cose sono veramente semplici. Io chiudo qua il video anche perché vi volevo solo mostrare come funziona questo hard disk. Per il resto dalla Computer Museo è tutto, ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao ragazzi!